C'è nessuno? Buonasera, avvocato. Buonasera, signorina. Mi chiami il commendatore? Mi dispiace, non c'è. Come no? Mi ha dato appuntamento alle 6. È uscito proprio un momento fa, non si sentiva troppo bene e è andato a casa. Però aspetti. Ha lasciato questa busta per lei. Ero convinto di lottare almeno un paio d'ore per questo assegno. E adesso fino alle 8 che cosa faccio? Mi permette, a me piace dolce.
Senta un po', la faccia a smettere, non sta mica a casa sua, che modo sarebbe? Signorina, il telefono per piacere. Meno male, gli ha fatta. Pronto? A Gigi, senti che dice il Corriere dello Sport su Roma Atalanta, mo te legga l'articolo. Il Pubblico Capitolino ha trovato finalmente l'armago Elenio Herrera, un eroe degno degli antichi circeggi. A Gigi, che bordi i circeggi? Eh? Capito? Se no chiamo un poliziotto. Beh, non esageriamo. Noi che siamo innamorati sappiamo che l'amore è bello. Chi cerca? Qui è Scarapecchia. Se vuole ragioniere non c'è. Beh, potrei aspettarlo. Se lei è uno della cooperativa, si deve mettere in testa che mio marito non c'entra per niente. Quale cooperativa, scusi? E allora si accomodi. C'è uno che cerca papà, ma non è della cooperativa. Si vuole accomodare? No, no, grazie, preferisco rimanere in piedi. Che vuole da mio padre? Che deve dirgli? Veramente? No, no, io so perfettamente ciò che gli devo dire, solo che... Beh, si tratta di una cosa un po' delicata. No, no, nessuna cattiva notizia, per carità. Si tratta dei soldi? No, veramente no. Ah, ecco. Lavora la signorina? Ha 17 anni. Tutti la credono più grande, perché è molto sviluppata. Ha preso da mia suocera. 17 anni, però. Complimenti.
Eccolo. Rosario. Che c'è? C'è un signore che ti aspetta. A me? No, non è della cooperativa. Buonasera. Scarabegna. Desidera. Piacere, avvocato Broggini. Come dicevo alla signora, ma chiaramente la signora non ho ancora detto niente. Insomma, io sarei qui per un'inchiesta. Un'inchiesta? Beh, diciamo una specie di referendum per conto di un settimanale. Scusi, ma lei è avvocato o giornalista? Vede, il gruppo che io rappresento sta facendo dei sondaggi, sta raccogliendo delle opinioni, quindi... Io non ho opinioni. E se ne avessi, non gliele direi. E poi non mi piacciono né gli avvocati né i giornalisti. No, aspetti un momento. Vabbè, le dirò la verità. Le inchieste, le indagini, i sondaggi non erano che delle scuse. L'avevo capito. Di che si tratta allora? Si tratta di sua figlia. Che cosa c'entra mia figlia? Vorrei chiederle il permesso di frequentarla. E come l'ha conosciuta? No, non la conosco. L'ho incontrata per caso e mi ha colpito questo suo fare ingenuo, questo viso candido. Sì, lo so, lei sembrerà strano che io mi presenti così, ma... io sono un po' all'antica, insomma. Non vado con i sistemi d'oggi. Si accomodi. Grazie. Come ha detto di chiamarsi? Broggini, avvocato Giulio Broggini. E esercita la professione? Sì, sì. Sono l'assistente dell'avvocato Angeletti, sì. Beh, lo stipendio non è molto, ma sa, con un po' di economie, con un po' di risparmi. Riesco a cavarmela. Mi dica la verità, avvocato. Lei ha suonato alla porta sperando di trovarla sola, eh? Io ho capito subito che non veniva con cattive intenzioni. Ivana, l'avvocato Broggini mi ha confessato di averti seguita. Si è spiegato con me e mi ha domandato l'autorizzazione di venirti a trovare qualche volta. E perché? Vorrebbe frequentarti. Che c'è di male? E poi se sono rose fioriranno. Per me venga pure. E dai, Giulio, vieni a fare due tiri. No, non posso, devo andare in ufficio. E piantatela con quel pallone. Giulio, mi porti tu a Roma? Sei senza macchina? Sì, sono venuta con Carlo. No, mi dispiace, ho troppo da fare. Pronto? Pronto, signore? Sono Giulio. Sì, l'avvocato Broggini, ricorda. Volevo sapere se Ivana... No, Ivana non c'è. Lo sa che il pomeriggio frequenta un corso per stella dattilografa? Ah, sì, 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 lo so. No, ma io credevo veramente... Senta, avvocato, perché non ci viene a fare una visita? Ivana ritorna qui alle 7. Davvero? Grazie, molto gentile, signora. Vengo alle 7 allora, eh? Arrivederla. A Giulio, ti sei svegliato finalmente. Mi dispiace, Ivana non c'è. Si accomodi, avvocato. Sarà qui da un momento all'altro. Sta arrivando. L'ho vista dalla finestra. E non si agiti così. Altrimenti la spaventa.
Si va un po' a rinfrescare. Mio marito si ritira tardi stasera. Ah, sì? È andato al bar a vedere la televisione. Sì, perché noi il secondo canale non l'abbiamo. Ecco. Con permesso. Prego. Siediti, sarei stanca. Mi sono accorto di averti dato del tu. Ma mi è venuto così, naturale, spontaneo. Che cosa hai fatto di bello oggi a scuola? Il solito. L'hai detto e noi scriviamo. E che cosa ha detto? E chi se ne ricorda? Io una volta uscita non mi ricordo più niente. Perfetto. La vera stenodattilografa deve essere così. Non ricordare mai niente, come una macchina. Lo sai che hai delle belle mani? Lunghe, affusolate. Veramente belle. Eccoci qua. Ti piace leggere? Ma almeno il cinema ti piacerà. Non ci vado quasi mai. Papà senza mamma non mi ci manda. Vuol dire che quando c'è un buon film da queste parti, l'avvocato ci inviterà. Volentieri, volentieri. Lo prende un caffè, avvocato? No, grazie. Ma ripensandoci, forse un caffè lo prenderei. Se non è troppo disturbo. Disturbo? Ma le pare. Ci vorranno 2 minuti. Grazie. Di un po'. Ti piace ballare? Perché? Per i balli di oggi ci vuole il fisico adatto. E poi papà non mi ci manda. Ma il tuo fisico va benissimo. Senti, se mi dai l'indirizzo della scuola, posso venirti a prendere, magari con un taxi. Non posso. Papà mi ha fatto promettere di non dirtelo. Ma è una cosa innocente, non c'è niente di male. Me l'ha fatto giurare. Potrebbe essere il nostro piccolo segreto. Lui lo verrebbe a sapere subito. Viene a sapere sempre tutto. Sono sicura che mi fa sorvegliare per vedere se mi comporto bene. Ah, sorvegliare. Per farti sorvegliare ci vorrebbe un investigatore. Costa molti soldi, sai? No, no, non costa niente. Ci pensa Ziu. Lui è il Ministero degli Interni, è un pezzo grosso. È molto simpatico, ma quest'altro è più resistente. Va bene, prenderò questo. Basta che mi funzioni un paio di giorni. Se è un regalo per sua figlia, forse è meglio questo. No, è un regalo per il compleanno della mia donna di servizio. Vai benissimo, sai? Benissimo. Dovresti soltanto ondeggiare un pochino di più sui fianchi, così. Ecco, ondeggia, ondeggia, così. Dai, dai. Beh, perché smetti? Andavi benissimo. Mi sento ridicolo. Ma no, te l'ho detto. Sei bravissima. Se no non te lo direi. Che interesse ho? Vabbè. Ma di chi hai paura? Di lui, forse. Non ci scherzare. Tu non lo conosci. Senti, Ivana. Noi ci conosciamo ormai da parecchi giorni. Non mi devi più considerare un estraneo. Lo vedi? Sono molto gentile con te. E invece, non so, ti sento ancora così distaccata. Come se ti desse fastidio vedermi. Sto qui, no? E allora? Sì, ma
Non mi pensi tu, eh? A letto, per esempio, non pensi mai di avermi vicino. Io a letto c'ho sempre caldo. Eccomi, io sono pronta. A che ora incomincia? Alle 8:30. E allora facciamo presto. A me i film piace vederli dal principio. Oddio. Sono quelli della cooperativa. Eh? E ora come si fa? Mi scusi, venga. Ma dove mi porti, signora? Io non voglio che la vedano qua. Ecco, ecco, di là. No, 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 no. Venga, ecco. Venga, venga. Oh, Maria, pure che ci voleva. Non accendete la luce. Che bella. Sei bollente. Lasciati baciare. Sulla bocca. No, questo proprio no. Ah, no, non fa niente, non fa niente. Così, sì, così. No, rimani. Perché? Sì. Erano loro. Ivana, un poco d'acqua per piacere. Mi sento male. Ma cosa succede, signora? Ero tutta gelata. Per fortuna non c'era Rosario in casa. Ah, che figura. Mi dispiace proprio tanto per lei, avvocato. Ma... grazie. Ma che cosa vogliono quelli della cooperativa? Mio marito è vittima di una grave ingiustizia. Grazie. Beh, ora mi sento un poco meglio. Se vuole possiamo andare al cinema. Ma se non si sente... No, no, andiamo. Potremmo prendere un taxi. Ma no, ci vogliono 5 minuti. Perché non te la fai la macchina? Magari una piccolina, vedremo. Ah, Rosario, noi andiamo al cinema. Se vuoi mangiare ho lasciato tutto pronto. Magari tu ci raggiungi... Ritornate subito a casa. Cos'è successo, scusi? A casa. Ne parliamo a casa. Ha detto di essere impiegato presso un legale. E invece è lei il datore di lavoro dell'avvocato Angeletti, di Boschi Luisa dattilografa, Frappistoni Tilde idem, Palazzi Nerio commesso e Marietti Diodato, domestico notoriamente invertito, che presta servizio nel suo attico di via Vecchiarelli 41. È vero tutto questo? Sì, è vero. Perché ha cercato di ingannarmi? Forse per amore. Non volevo che l'idea di un vantaggio economico potesse... Balle! La verità è che la modesta condizione economica le avrebbe permesso di rimandare le nozze a data indeterminata. Questa è l'opinione di suo fratello, ma non è detto che risponda verità. Mio fratello non c'entra. Chi le ha messo in testa queste storie? Potrò rivedere Ivana. Mi lasci riflettere. Glielo farò sapere. Le telefonerò io stesso. Tanto i miei numeri di telefono li conosci. Certo, anche quello della linea diretta. Ecco. Buonasera. Buonasera, avvocato. Certo, mi telefoni pure, ma può darsi che sia troppo tardi. Pronto? Ah, è lei, ragioniere? No, mi dispiace, ma ci ho ripensato. Sì, è meglio troncare. Che pensava, che me la sposassi? Ehi, dove vai così di corsa? No, non correvo mica, signor avvocato. Esco con mio nipote. Esci. Se poi telefono qualcuno, potevi almeno aspettare, no? Se lei ha bisogno di me... No, va pure. Grazie, signor avvocato. È una così bella serata. E poi è primavera. Primavera. Come se l'inverno gli piacessero le donne.
Giulio? Pronto? Sei tu, Giulio? Giulio? Ah, sì, sì, sono proprio io. Oh, io sono la mamma. Ciao, mamma, come stai? Bene, bene, io sto bene. Volevo sapere se avevi visto il papà. Mi senti, Giulio? Ma come, non è a Milano? Ma no, è partito ieri mattina, l'ho accompagnato io alla stazione, veniva a Roma. Prendeva l'aereo stamattina a Fiumicino, va in Brasile per una delle sue solite conferenze. Mi ha detto che ti avrebbe telefonato. Adesso mi fa stare il pensiero. Ma quando la finirà di andare sempre in giro per il mondo col benedetto uomo? Sai, magari ha anche telefonato, però io sono stato 2 giorni fuori Roma e rientro proprio adesso. Sì, sarà, ma io non sono proprio mica tranquilla. Ma insomma, di che cosa ti preoccupi? Andiamo, non è mica un bambino, no? Proprio per quello, è così sventato. Ah, aspetta. Qui accanto al telefono, Diodato mi ha lasciato una comunicazione. Dice, ha telefonato suo padre, parte stamattina per il Brasile. La saluta e la prega di tranquillizzare la mamma. Ah, sì? Sei tranquilla adesso? Sì, sì, però avrei preferito che tu lo avessi visto, gli avessi parlato. Alla sua età, con la sua salute, può capitargli di tutto, no? Comunque, se sai qualcosa, se ricevi qualche notizia, anche se è brutta, chiamami subito. Va bene, ma scusami, sai, ma purtroppo oggi ho avuto una giornataccia, sì, veramente. Bene, ciao. Ciao. Ciao Giulio. Ciao. E riguardati, ciao. Era molto tempo che non facevi l'amore, di la verità. Dall'ultima volta con te. E io ci dovrei credere. Fai come vuoi. Se è così vuol dire che stai invecchiando, caro Giulio. E scusa, perché sei stato tutto questo tempo senza farti vivo? Ah, non potresti capire. Perché sono cretina? Sì. Chi donna tradisce, di donna perisce. Se non ti farai vedere più spesso, sarò costretta a metterti le corna. Sai che non c'è niente di meglio dell'amore per mantenere in forma una donna e io devo dimagrire di almeno 6 etti. Mi hanno consigliato una dieta che è una vera cannonata. Consumare i pasti in piedi. Sembra una stupidaggine, ma psicologicamente funziona, sai? Credo che non ci sia niente di più antifemminile di una donna grassa. Piuttosto preferirei diventare calva, guarda. Non mi hai ancora detto cosa hai fatto in questi giorni. Dico io, almeno una telefonata la potevi fare. Se ti fossi stancato lo diresti. Sai bene che non sono il tipo da fare tragedie. Può capitare a te come a me. Senti un po'. Tu saresti capace di innamorarti di una persona che non ti piace? Che sciocchezze dici? Una cosa piace o non piace? Beh, no. Certe volte puoi sentire attrazione per una particolarità. Non so, un sedere grande. Oh, a proposito, sai che piace ai pederasti? Ah, sì? Io invece no. Scusami, Daria, ma se non si fosse trattato di una cosa importante non t'avrei chiamata. No, no, ma soltanto scusi, per pochi minuti. Ma come sì, conosci mi vedi che sono mignotta. Scusa, scusa. Ma no, non sono ubriaco. Non è nemmeno successa una disgrazia. Ma come faccio a spiegarti qui al telefono? Sì, sono a 2 minuti da casa tua. Ecco, brava. Poi domani ti mando un bel mazzo di fiori, eh? Ciao. Mi dispiace, ma posso lavorare solo con le macchine grandi.
No, non capisco. Mi butti giù dal letto alle 4 del mattino per dirmi che c'è una donna che ti interessa. Prova. Ma solo a me è successo altro da quando andavi all'asilo. Sale. Ma cosa vuoi che ti dica? Questa deve essere tutta un'altra cosa. Mi sta succedendo un fenomeno curiosissimo. Come se ne fossi innamorato. Ma perché tu confondi l'amore con la voglia di andare a letto? Può darsi. No, no, è così. Ti viene la voglia e finché non te la sei tolta sei convinto di essere innamorato. Sai cos'è? È che tu fai l'amore con troppa leggerezza e quindi non dai e non prendi niente. Beh, insomma, innamorato no. Io ho sempre desiderato delle donne che mi piacevano, che ero orgoglioso di portare in giro, di presentare agli amici. Ma questa no. Questa non la presenterei neanche al portiere. Mi vergogno. E allora dico io, perché? Perché? Proprio quella. Beh, incidenti del mestiere. Qualcosa una volta o l'altra doveva pur capitarti, no? Non può mica andarti sempre tutto liscio. È tutto quello che sai dirmi. Ma scusi, il vino dov'è? Ma non è possibile. Dopo 3 anni pretendi di ritrovare la bottiglia del vino allo stesso posto. Speriamo che ce ne sia ancora piuttosto. Svegliati, Giulio. Il mondo cammina, anche in assenza dell'avvocato Brogini. Senti allora. Facciamo conto che io sia un tuo cliente. Ma io sono un avvocato, non uno psichiatra. Non hai più fame? No, no. Mangio, mangio. Vedi, Giulio, tu non cerchi un consiglio, tu cerchi un complice. Sai che stai facendo qualcosa di sbagliato e non vuoi essere solo a prenderti la responsabilità. Qualsiasi consiglio sensato sarebbe facile, ovvio, scontato. E allora cercherò di farti contento, di dirti quello che desideri sentirti dire. Tu hai sempre sostenuto che ogni cosa ha il suo prezzo. Beh, preparati a pagare. E magari a pagare 10 quello che vale 2. Pazienza. Non si possono fare sempre dei buoni affari. Va bene così? È brava la signora maestra. Sei sempre rimasta un po' pedantina, eh? Bianco? Sì. Lo sai che bevo rosso? Senti, visto che sei qui e che oramai mi ha rovinato il sonno, voglio farti anch'io una confidenza. Alla fine dell'anno mi sposo con Angeletti. Angeletti? Lo dico, stai parlando del mio sostituto? Sì. Lo sai che non me ne ero mai accorta. E quando mai ti accorgi di quello che ti succede intorno? Auguri. Grazie. È lui che beve bianco. Eh già. Ha telefonato qualcuno per me? Ha telefonato sua madre da Milano. Niente altro? No. Se telefonassi ragionier Scarapecchia... Glielo passo immediatamente. Bene. Eccolo qui. Ti dai molto da fare in questi giorni, eh? Ti sei dimenticato di andare in tribunale e ci sono andato io. Adesso ti stavo scrivendo un promemoria. Noto che mi sostituisci molto bene. Sotto tutti i punti di vista. Faccio solo il mio dovere. Anche qualche cosa di più. Ma che cos'è? Ti senti poco bene? No, no, sto benissimo. Di pure. Ieri sono stato alla SACIS a parlare con l'amministratore delegato. Loro vorrebbero trasformarsi in società per azioni. Io gliel'ho sconsigliato, però ho detto che ne avrei parlato anche con te prima. Ho dato un'occhiata ai bilanci e sono stati proprio questi bilanci a convincermi che l'operazione è quantomeno prematura. Infatti tu sai quanto me che per quanto riguarda le società per azioni... Caro ragioniere, sono trascorse circa 48 ore e non ho ancora ricevuto la risposta promessami. 2 giorni non sono lunghi per un padre che intende riflettere, ma sono eterni per un innamorato. So di aver commesso molti errori, ma per dimostrarle che i miei sentimenti nei riguardi di Ivana erano e sono più che rispettosi, oggi, 27 giugno, le chiedo la mano di sua figlia. Mi raccomando. Eccolo, eccolo. Ah, è viva, è viva.
Dammi. Rosario, non bagnare la tovaglia. Non fa niente, tanto lo spumante è buono, non macchia. Ecco fatto. Alla santé. Cin cin. Evviva i fidanzati. Evviva, evviva. Io non so perché, ma a me lo spumante mi fa sempre come un prurito al naso. Per me le nozze in ottobre vanno benissimo, ma in fatto di date è meglio lasciare decidere le donne. Per loro è molto importante. Peccato che non ci sia suo fratello. Ma avrebbe fatto tanto piacere conoscerlo. Stasera non poteva, ma ha detto che un altro giorno viene. Non se ne preoccupi. Pensi alla sua fidanzata. Sei contenta che sia ritornato? E chi mi obbliga? Avrei detto di no. Oggi potresti dargli anche un bacio all'avvocato. Ora che è tutto regolare, potete andare anche un po' fuori. Qui c'è caldo. Avrete tante cose da dirvi. Hanno tutta la vita per discutere. Perché quando si nomina lo zio, tuo padre si innervosisce? Perché è lui che decide tutto e papà si scoccia. È lui che ha fatto prendere informazioni su di te. Ah, allora è lui che ha deciso di farmi ritornare. No, è stato papà. Lui non voleva, per questo non è venuto stasera. Per quale motivo, scusa? Boh. Giù le mani. Ma come, anche adesso che siamo fidanzati? Anche adesso. La tua? La macchina. Sì, ti piace? Mi piacciono le macchine rosse. Ah. Va bene, ne prenderemo una rossa. Piccolina, piccolina, tutta per te. Ma sai guidare? Ci ho provato un paio di volte sulla macchina di zio. Lui dice che non devo prendere la patente perché sono nervosa. Di un po', ma tuo zio ha per caso una 600 bianca? Perché? Ho avuto l'impressione di essere seguito da una 600 bianca. Tutti quelli della polizia adoperano 600 bianche per passare inosservati. Ma che fai? Ma come? Dobbiamo sposarci in ottobre. E allora? Non lo sai che siamo ancora in giugno? Ah, ce n'era ancora un poco, è un peccato buttarlo. Sì. Scusami, ma io vado a dormire. Come, di già? Lo spumante mi ha fatto venire mal di testa. E si capisce, non ha nemmeno cenato, poverina. Si sa, l'emozione. Rispondi tu al telefono? Sì. A domani. Ma perché, scusa? Te l'ho detto, c'ho sonno. Vabbè, lasciami almeno salutare quei genitori. Pronto? Ivana, vieni. No, adesso si esagera. Ma chi crede di essere? Riceve una telefonata, mi sbatte via. Scommetto che era lo zio. O magari un altro. Ma sì, meglio. Così sarà più facile quando la devo sganciare. Caro ragioniere. No, perché caro? Chi se ne frega. Egregio ragioniere. Il comportamento di sua figlia è inqualificabile. Una ragazza ridicola e pacchiana come Ivana si permette di dire giù le mani a me. Roba che dovrebbe essere lei a toccare me. Ma scherziamo? Ho quindi deciso di fottermene della signorina sua figlia e di restare scapolo. Scusi il disturbo.
Avanti, sentiamo, cosa c'è che non va? Mi fidanzo. Brindo con quello schifo di spumante che mi fa venire il volto a stomaco. E lei non è contento. Ma come? In Italia c'è un omicidio ogni 8 ore, un furto ogni 6 minuti. E lei si va proprio a impicciare dei fatti miei. Chi è? Eh no, caro zio Raffaele, io non sono ancora cornuto. So qual è il suo piano. Io pago e lei se la gode, eh? Ho capito che si vuole coltivare la nipotina. Ecco la prova. Buonasera, signor avvocato. Sono contento di trovarla a casa perché stanotte mi è capitato un incidente. Niente di grave. Ma lei sa com'è la polizia? Cosa c'entra la polizia? Su, avanti, parli. Che tipo di incidente ti è capitato? Vede, signor avvocato, io stasera sono uscito con mio nipote. Quello della Vespa? Già, si stava dalle parti di San Giovanni, su quel viale accanto alle mura. Io avevo visto una macchina che ci seguiva. Sapevo che ora la polizia non usa più le Pantere, ma le 600. Sai, quel momento non ci ho pensato. Ci hanno chiesto i documenti. Volevano sapere cosa facevamo a quell'ora. E smettila di giocare con quelle chiavi. Non stavo giocando, signor avvocato. Mi sono visto per tutto. E allora ho detto che quel giovane era un elettricista e che gli avevo portato un'ambasciata da parte sua. Che accidenti! Buongiorno, signora Melina. Lei, avvocato. Passavo di qui per caso, bravo, e allora... Bravo. Io veramente stavo facendo un po' di spesa. S'accomodi, l'accompagno fino a casa. No, non si disturbi, no. S'accomodi, prego. Ma no, tanto è tutto qui vicino. Ecco. Grazie. Scusi, Senta, visto che c'è stata questa occasione, vorrei parlarle un po' in confidenza fra noi. Sì, come no? Soltanto si ricordi che io sono molto impressionabile. Oh, ma non c'è niente da impressionarsi. Si tratta di zio Raffaele. Ivana mi ha detto che sarebbe contrario al nostro fidanzamento. Beh, se gliel'ha detto Ivana... Va bene, allora sa che cosa faccio? Vado al ministero io e gli parlo personalmente. No, 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 questo no, non lo faccio, per carità. Perché no? Perché, vede, mio cognato ha una posizione molto delicata e non desidera trattare questioni personali in ufficio. E allora andò a trovarlo a casa. Dove abita? Fuori Roma. Ai Castelli. Ma se dovessi dire dove, proprio non saprei. Ecco, ecco, avvocato, grazie. Si fermi pure qui. Il negozio... Sono arrivati. Qui? Sì. Per lui Ivana è come una principessa e va tenuta come la rosa al naso. Non vorrebbe che frequentasse uomini, non vorrebbe che la lasciasse uscire sola. È geloso. Geloso?
Perché geloso? I meridionali sono così. Ma un bell'uomo. Così, così. Ivana, vieni a vedere chi c'è. Ciao, ti chiamo io più tardi. Sì, sì, va bene. Ciao. Adesso pure di mattina. Ci siamo incontrati per combinazione. È stato così gentile. Ha voluto per forza accompagnarmi a casa in macchina. Come li fai i broccoletti, signora? In padella. Non sei contenta di vedermi? Che c'entra? Non ti aspettavo. A chi telefonavi? Tu forse mi dici tutte le telefonate che fai durante il giorno. Se vuoi posso parlarti del mio lavoro. Sai quanto ne capisco io. Vedi, Ivana, anche quando ti chiedo un bicchiere d'acqua, tu me lo porti con diffidenza. Perché anche quando mi chiedi un bicchiere d'acqua, tu pensi a certe cose. E beh, a che cosa dovrei pensare? Sono innamorato. Ti piacciono le mie carezze? No. Dopo sposati come faremo? Che c'entra? Una volta sposati bisogna farlo. Sì, ma se non ti piacessero nemmeno dopo sposati. Piacere o no, il matrimonio. Era un brigadiere di polizia. Non voleva credere che lei non c'era. Mi ha detto, come mai l'avvocato è uscito così presto? Ma ti dico io. Ma scusa, non potevi farlo aspettare? Mi ha detto che sarebbe ripassato. Ah. E poi io non pensavo. Se lei sapesse come mi dispiace di darle tutti questi fastidi, avvocato, adesso anche... Oh. Ma tu che c'entri? Gliel'ho detto quello che è successo ieri sera, no? Quando stavo con mio nipote. Ora sono sicuro che vogliano chiederle delle informazioni sul mio conto. Ah, no, guarda, è tutta una manovra. Tutto un pretesto. Ah, le ragioni sono ben altre. Però se credono di farmi paura con un brigadiere, si sbagliano di grosso. Neanche se fosse il ministro degli interni, guarda. No, perché uno avrà il diritto di andare a letto con la sua fidanzata, no? Ah, già, tu. Signor avvocato, non riesco a trovare la sua borsa. Non fa niente. Oggi non mi va di lavorare, faccio vacanza. Oh, bravo. È un peccato buttare via tanta giovinezza. Grazie, Diodato. Io se fossi al suo posto... Beh, sentiamo, cosa faresti? Prima di tutto, invece di soffrire, farei soffrire gli altri. Che cosa ti fa soffrire? Si soffre sempre per lo stesso motivo, signor avvocato. Dicono che la gente soffre per la fame, per la guerra, per la paura della bomba atomica. Tutte invenzioni della politica. Si dicono e si scrivono tante sciocchezze. Hai ragione, hai ragione. Beh, secondo me la gente soffre per mancanza di calore. Lei è troppo fortunato per capire queste cose. Pronto? Sì? Subito. Signor avvocato... E quel tale Ernesto. Dammi. Pronto? E lei, avvocato? Sì, sono io. Avvocato, io ieri ho visto il professore e l'ho seguito. Osando abita in una pensione vicino a Via Veneto. Se vuole ce lo posso accompagnare io. Vengo io da lei. Sì. No, no, stamattina non posso, ho da fare. Ah. Magari domani, ecco. Aspetta a Via Veneto. Sì, andiamo insieme. Ai suoi ordini, avvocato. Addio. Certo, è un pranzo così alla buona. Se sapevo che si fermava avrei fatto qualche cosa di speciale. Una volta gli devi fare le cozze, il gratè di cozze. E sapesse che cuoca è, donna Adelina. Me ne sono accorto. Rosario, ne vuole ancora? Siamo in famiglia, vero avvocato? Ecco, guardi, qua ce n'è un pezzettino bello magro magro. Grazie, grazie, basta così. Che sughetto, avvocato? Ci vorrà un poco di bicarbonato. Cosa succede? Grazie.
Così la finirai di chiedermi se sono contenta che sia rimasto. Sei contenta che sia rimasto? Uffa. Con permesso. Ma perché continua ad alzarsi? Non sta mai fermo un momento, Adelina. Vengo subito. È come mia madre. La lasci fare. Le donne non mangiano. Si saziano con gli occhi vedendo mangiare noi. Beh, certo, a quell'età è un'altra cosa. Io ho rinunciato a tutto, ma al mangiare no. Forza, avvocato, non faccia complimenti. Ancora un pezzettino, su. Sarà qualche compagna di scuola. Da noi, giù nel meridione, siamo abituati così. Dopo cena, le donne sbrigano le loro faccende e gli uomini discutono bevendo il vino. Abbiamo studiato più di 600 prodotti per il bebè. E questo è il biberon tutto. Alle donne non piace né il vino né la politica. E forse hanno ragione loro. Perché sia l'uno che l'altra non si sa più come vengono fatti. Una volta sarà stata una politica sbagliata, non discuto. La dittatura ha i suoi difetti. Ma almeno ci si capiva qualcosa. Oggi, invece, con questi baciapile, io mi domando dove cacchio andremo a finire. Ce lo domandiamo un po' tutti, sai? Ci vorrebbe un uomo con il pugno di ferro per rimettere le cose a posto. Un uomo di quelli veri, come si intende da noi. Un uomo con tutti gli attributi, mi capisci, avvocato? Altro che. Quando c'era lui, a Palazzo Venezia, c'era sempre qualche donna che l'aspettava nel salottino. Tra un colloquio e l'altro, tra un ministro e l'altro. Aspettate un momento, diceva. Apriva la porticina e zac, 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 in 4 e 48 le lasciava senza fiato. Lui? Ne sono passate di tutti i paesi là dentro e tutte hanno detto che aveva un magnetismo negli occhi. Ti guardava e non potevi resistere. Ora invece, con questi, sia a destra che a sinistra, per una morale o per l'altra, nix. E comunque una cosa è certa. Quello che è capitato a me con la cooperativa, sotto il passato regime, non sarebbe successo. Io ho la mia buona parte di torto, lo riconosco, ma quello che più mi ha ferito è l'ingiustizia. Quando lei saprà, avvocato, cose che a raccontarle non ci si crede. Adesso viene la sorpresa. Il cocomero! Vieni, mettiamoci qua. Guarda che bel posticino. Qui nessuno ci vede. Sbadigli, hai sonno? Io ho sempre sonno. Se fosse per me dormirei tutto il giorno, te l'ho detto. E quando saremo sposati dormirai fino a luna, fino a quando io ritorno a casa, eh? La sera andremo a letto molto presto, però tu dovrai stare sveglio finché lo voglio io e magari svegliarti anche di notte. Provaci, mamma dice che non mi svegliano nemmeno le cannonate. E non fa niente, tu dormi, al resto ci penso io. Lo sai che sei bella? Sembri una statua. Fatti vedere. Monta su. Sì, proprio come una statua. Però le statue sono nude. Tira un po' su il vestito. No, ti giuro, non ti tocco. Fatti vedere. Sì, così poi viene mamma e ti fa vedere lei. Mamma ci ha mandato qui apposta. E sa che siamo fidanzati. E da donna esperta vuole che ci conosciamo, no? Su, fatti guardare ancora un pochino, via. Lasciami guardare. Vuoi che ti sposi senza vedere come sei fatta? Sono fatta bene. Per la moda di oggi sono un po' grassa. Dovrei mangiare meno, ma è una cosa che mi piace troppo. E questo ti piace? Che ti tocchi? Uffa, ricominciamo. No, non devi. Non devi dimagrire, anzi. Devi ingrassare. Devi mangiare molto. Roba con panna, cioccolata, tanto pane.
perché? Vorrei sapere perché. Ma perché ti amo, no? Perché altro? Ma che fai? Sei matto? Zitta, amore mio. Zitta. Zitta. Ma cosa c'è qui? Sei tutta fasciata. È il busto. Il busto? Questa è una corazza. Sembra una scatola di cement. Mamma ha detto che lo devo portare. Così lei sta più tranquilla e io pure. Per questo ci ho lasciati soli stasera. Ho capito. Ciò significa che tua madre non si fida di me. Non sono andato in Brasile per la semplice ragione che non ci dovevo andare. Ecco tutto. Papà, fammi capire. Allora perché sei partito da Milano? E soprattutto perché sei qui, in questo posto? Tu mi domandi il perché. Non è mica facile. Anche se per me, in fondo, è tutto molto chiaro. Perché, vedi, se io, come dire, ho potuto vivere per molti anni accanto a tua madre, è, in un certo senso, merito degli aerei. Eh già, perché la mamma, sebbene non ci sia mai salita, ne ha un vero terrore. E così, l'unico tempo nella vita in cui mi sentivo veramente libero e contento di vivere era quando partivo da solo per un congresso, un seminario, un convegno, insomma, per una di quelle riunioni che noi urbanisti ci ostiniamo a fare, anche se nessuno, da nessuna parte ormai ci dà più ascolto. Vabbè, concludi. Subito. Dato che quest'anno non dovevo partecipare a nessun congresso, io ho pensato bene di inventarne uno per non rinunciare ai miei soliti giorni di libertà. È tutto qui? Tutto qui. Ma allora scusa, io alla mamma che cosa racconto? Quella mi telefona tutti i giorni. Dille pure che ti ho scritto dal Brasile, che sto bene e che fra poco ritorno. Ah, tu a casa ci ritorni? Ma certo. Bene. Alla mia età non si fanno più queste cose. I ben pensanti li hanno sempre chiamate sciocchezze. Ma t'assicuro, Giulio, che non lo sono affatto. No, voglio solo starmene ancora qualche giorno qui a leggere i miei libri senza essere interrotto da qualcuno che ti chiede quando vuoi mangiare, come stai e come ti senti, e andarmene a spasso quando voglia senza pensare che se per le 8 non sono tornato la mamma sta in pensiero. Guarda, giorni fa, per esempio, sai che io compro molti libri, che cerco di essere sempre aggiornato, e sai come mi piace sfogliarli, annotarli, sistemarli nella biblioteca. Giulio, ma mi stai a sentire? Sì, sì. No, pensavo alla mamma. Ah. Ciao. Ma che ci fai tu qui? Non ci sono mica gli spogliarelli. No, ho accompagnato un mio cliente olandese. Sai, lui ha due manie, opera e archeologia. E allora tra le due ho preferito quella mondana. Vuoi? Grazie. Ah, lo sai che c'è l'onorevole? Ah, sì? Sì, mi ha detto che veniva. Vedrei che li incontri. Speriamo. Beh, io vado e ci vediamo dopo. Non lo so, forse io esco prima. Desideri? C'è un binocolo. 1000 lire. Ecco, tenga il resto per il deposito. Grazie, signore, non ce n'era bisogno. Scusa, ho girato tutto il teatro per trovarlo. Il mio nome è Rosa.
il barbiere, l'ho visto nel 108, con gli spettacoli del dopolavoro. Lo faceva il grande Gigli. Si diverte? Abbastanza. Aspetti, Ecco. Piano, piano. Un po' stretto, Eccoci qua. Ragioniere, non mi ricordo più come fa il motivo della cavatina. Come fa? Una voce poco fa qui nel cuore mi risuonò. Bella. Cosa guardavi? Niente, mi sembrava la macchina di zio. Tu con la storia di zio non me la racconti mica giusta, sai? Perché? Se ti dico una cosa che so, mi prometti di rispondere la verità? Sicuro, parla. Ho saputo che zio Raffaele è il tuo amante. Beh? Vorrei capire chi ti ha raccontato sta scemenza. È vero o no? Perché non rispondi? Non ne vale la pena. Allora non è vero. Potresti giurarlo. Io lo giuro. Tu però ci hai creduto. Vabbè, cerca di capire. Capisco soltanto che mi credi capace di fare certe cose con mio zio. Tuo zio è un uomo come tutti gli altri. Intanto c'è la questione del sangue. Poi dovresti sapere che con me queste voglie non se le leva nessuno, né mio zio né un altro. E allora la prima volta che ti ho visto al bar, a chi telefonavi? Telefonava zio. Lo vedi? Se fosse stata una telefonata innocente, l'avresti fatta da casa. Parlavamo del fatto della cooperativa. Papà si era inteso male durante la notte e aveva preso le gocce. Non potevo parlarne da casa. E adesso andiamo, mamma ci sta aspettando. Se io ce l'ho con tuo zio, è solo perché lui ce l'ha con me. Mi sai dire perché non approva? Perché secondo lui non c'è nessuna intenzione di sposarmi. E da cosa lo deduce? Sentiamo. Da tante cose. Dice che un fidanzato, oppure il più pezzente, un anellino di fidanzamento lo deve fare. E va bene. Comperò anche l'anello. Però si metta bene in testa una cosa. Quando io pago, voglio essere servito. Ebbene. Sua nipote se lo deve guadagnare. Chiaro? E tanto più io pago, tanto più dovrà essere brava. Questo 4. Questa 3. 9 2 2 milioni. Ma non mi sembra caro per una pietra di questa misura. No, no, è regalato. Shabba-da-da.
Sono esattamente 100. A 20.000 lire l'una fanno giusto 2 milioni. Meglio così, signor avvocato, non le pare? Invece di spendere tutta quella cifra per una sola ragazza. Oh. Sono tutte qua a sua disposizione fino a domattina. Ce ne sono due o tre macroline e qualcuna con i denti un po' sporgenti, ma le altre sono tutte di prima scelta. Prego. Ma, signora Adelina, se voglio andare a prendere Ivana a scuola è solo perché il gioielliere deve prendere la misura del dito. Non si preoccupi, se l'anello è grande ci mettiamo attorno un poco di filo. Ma scherza? Il filo attorno a un anello di 2 milioni. Pronto? Beh, perché ti sei fermato proprio qua? Perché volevo mostrarti l'anello, te l'ho già detto. Però prima voglio parlarti. Scusa, io so quello che vuoi. Senti, ci dobbiamo sposare ad ottobre, mancano 2 mesi, ma non puoi aspettare un po'? Senti, Ivana, è meglio che ti parli con sincerità. Per me il matrimonio non significa famiglia, figli. Io voglio sposare una donna perché voglio trovarmi bene a letto con lei. Hai capito? Ma uno non si sposa mica solo per quello. E invece io sì. In conclusione, che vorresti? Niente, vorrei prepararti, farti capire con dolcezza tutto ciò che avviene durante il matrimonio. Quindi noi dovremmo vederci molto di più, da soli. Non so, potresti venire a casa mia, così sei più tranquilla. E se dico di no? Beh, allora guarda, mi dispiace, ma sono costretto a troncare. Tu fai presto a dire vediamoci, vieni a casa mia. Mettiamo che io dico di sì. Zio, dove lo metti? È già un miracolo se stasera ci va bene. Pensa se mi dovesse vedere in un posto così adesso sola con te. Va bene, gli diresti sono uscita solo un momento con il mio fidanzato. Voleva farmi vedere l'anello. Già, e l'anello? L'anello è qui. Ecco. Non è proprio l'anello. È la pietra. È un rubino, vedi? Ti ho portato anche i cerchietti. Così ti puoi provare la misura senza bisogno di andare dal gioielliere. Posso? Sì. Dammi la mano. È buono? Buono? È una pietra preziosa. Costa un sacco di soldi. Ecco, questo mi sembra che vada bene, né largo né stretto. Fa vedere? Beh? Piace? Bello, no? Giulio, la pietra! Dov'è? È caduta. Come caduta? No, non scendere. Magari ce l'hai sulla gonna. No, è dentro la macchina, ne sono sicura. Ecco, ti sta bene. Così ti impari. Dove è finita? Magari è qui sotto. E adesso che faccio? Cercala, no? Ah, eccola, l'ho trovata. Meno male, va.
Hai visto? Ho pregato Sant'Antonio e la pietra è uscita fuori. Eh sì, Sant'Antonio. Senti, però adesso andiamo a casa, che è tardi, eh? Perché? Ma no, guarda, tanto tuo padre è al bar a vedere la televisione, vieni. Andiamo a fare due passi. Andiamo. Ma vieni. Dove mi porti? Vieni, vieni, andiamo qui sotto. Non ti piace la natura? Ma che è sto posto? Aio! Su, non esagerare, che cosa ti ho fatto? Posso camminare, c'ho i tacchi alti. Vieni, vieni. No, ma che devi avere in mente? Mamma, io non capisco. Giulio, dai, non farti posto. Tirare, andiamo. Mi fai male. Beh, adesso mi sono stufato. La voglio andare, sì o no? Sei mazzo. Scusa. Giulio. Madonna mia. Lo dicevo io. Ma no, è una coppietta. Ivana, torna indietro. Ma è possibile adesso, ogni volta che vediamo una 600 bianca. Ivana! Ivana, non volevo farti niente di male. Ma perché hai tanta paura? Perché sono piccola. Si accomodi. Permesso, brigadiere De Simone. Prego, si accomodi. Dica pure. Vede, il nostro compito non è soltanto di indagare sul male compiuto, ma di prevenirlo, ove possibile. Scusi, vuoi essere più chiaro? Si tratta di una persona a lei molto vicina. Non ha capito di chi intendo parlarle? Una donna. Beh, no, non proprio, anche se si tratta del suo domestico. Marietti Diodato. Scusi, ma è sicuro di volermi parlare di Diodato? Sono qui per questo. Vede, noi abbiamo fatto delle indagini sul suo conto, sulle sue abitudini e... Conosco le abitudini del mio domestico. Bene, allora conoscerà anche un certo Picuti Sergio. Suo nipote? Il nipote di parecchi altri. La vita privata del mio domestico non mi riguarda. Comunque, è mio dovere avvertirla che a causa del Picuti il Marietti ha dato fondo alle ultime economie che gli rimanevano. Ha venduto una casa di sua madre al paese e quando non avrà più nulla sarà fatalmente costretto a essere, sì, irregolare verso di lei. Quando non si ubbidisce che al sesso si può arrivare a qualunque bassezza. La ringrazio di avermi avvertito. Dovere. Brigadiere. Mi dica. Mi saluti il dottor Scarpecchia. Come, non lo conosce? E chi non lo conosce? Ma solo che, data la mia posizione e il mio grado, non ho l'onore di conoscerlo personalmente, né tantomeno di vederlo. Capisco. È lo zio della mia fidanzata. Complimenti. Allora me lo saluti lei. Mi sai dire perché magari ti lasci toccare, ma non ti lasci mai baciare sulla bocca? È una delle cose che faremo dopo. Non so perché. Forse perché le altre parti del corpo sono più lontane. Lo sai che è molto bello quassù? Dovremmo vedersi più spesso qui, sai. È bello perché pensi che non ci veda nessuno? No, è bello perché è bello. Sai, ci ho pensato molto a quello che mi hai detto l'altra sera in macchina. Ah, sì? E che cosa hai deciso? Credo che così non si può andare avanti. Da quando ti conosco non posso muovermi, non posso fare un passo. Che fai? Dove vai? Anche il brigadiere che è venuto nel tuo studio. Sono sicura che l'ha mandato zio. E poi da quando ti conosco con te è sempre la stessa solfa. E allora penso che c'hai ragione tu. In che senso, scusa? Nel senso che o ci prendiamo o ci lasciamo. Io sono quella che sono e se non te vado bene, amici più di prima. Perciò, se ste prove si devono fare, facciamole e buonanotte al secchio. E allora cominciamo. Quassù. Beh, tanto non ci vede nessuno.
No, c'è troppo luce, mi vergogno. Vieni. Entra, che c'è paura? Brava. Vieni. Ma tira via questa roba. E dove la metto? Non so. Se si sporca, mamma mi ammazza. Per te è sporco, la fontana è bagnata. Vuoi vedermi? Certo. Allora reggi. Su, fammi vedere, su. Non ti vergognare. Ancora. Più su. Ecco. Hai finito? No, no, ti supplico, ancora un po'. Non c'è mica altro. E io soffoco qua sotto. Basta. Per piacere, resta così, va. Ivana! Oddio, mia madre. Non me ne frega niente Ivana. Di tua madre. Ma te la ammazza di botte. Ma no. Che facciamo adesso? Ivana! Mannaggia, lo sapevo io. Che gli dico? Stai calma. Che stavate facendo qua dentro? Niente, signora. Eravamo sulla terrazza. Poi lei ha voluto mostrarmi la lavanderia. Non è vero? E tu, perché ti sei levata il busto? Svergognata. Quando ti ho rifatto il letto, l'ho trovato sotto il cuscino. Ma guarda come ti sei combinata. No, signora, gli schiaffi no. Se le dico che non abbiamo fatto niente di male. Come poteva, del resto? Aveva la biancheria sulle braccia, anche volendo. Ah, ci mancava pure questo. Ehi, ci dovremmo venire più spesso a prendere il fresco quassù, avvocato. Uh-huh. Il trombettiere. Chi c'è? Ah, la signora Cesira. Sono andata in terrazzo a ritirare i panni con gli sposini. È il fidanzato di Ivana, l'avvocato. Ci vediamo, signora Cesira, ci vediamo. Sera. Diodato, vieni qui. Ma che succede? Siedi. Che c'è? Che vuole che sia, signor avvocato? Tuo nipote? Beh, tanto lei l'ha capito. Dicevo che era mio nipote, per la gente e anche per rispetto di lei. Che cosa ti ha fatto? Su, avanti, sfogati. I ragazzi sono cattivi con noi, approfittano del nostro stato, della nostra solitudine. Ho creduto Sergio un po' diverso, un po' affezionato. Cercavo di non fargli mancare niente. Scarpe, sigarette, cinema. Avevo anche comprato, pensi, una Vespa. Facendo dei sacrifici. Gliel'hai regalata? No, non gliel'ho regalata. Se l'è presa. Me l'aveva chiesta per andarci in giro con gli amici. Io gli ho detto, no, con la Vespa ci dobbiamo andare a spasso, io e te. Lui mi ha dato ragione. E siamo usciti insieme. Eravamo vicino a Frascati. Quando Sergio si è accorto che la moto non funzionava bene, lui mi ha fatto scendere per dargli una spinta. Io l'ho spinto, lui è partito, non l'ho più visto. Ma, scusa, mentre se ne andava non ti ha detto niente? No,
Ha solo agitato un braccio per salutarmi. Come? Con la mano aperta o col pugno chiuso? Non vedevo bene, signor avvocato, perché non avevo gli occhiali. Ma forse la mano era chiusa. Allora non lo vedi più. Lei, Ivana, se l'è trovata già pronta, così, bella, florida. Non sa i sacrifici e le medicine che ci sono voluti. E per fare crescere un figlio sano e robusto non si indietreggia di fronte a niente. Si cerca un lavoro straordinario, si gioca all'otto e al totocalcio. E si finisce col risolvere con l'unica risorsa dei poveri, i debiti. Se un impiegato non ha debiti, non vuol dire che gli basta lo stipendio. Vuol dire che non trova chi gli presta i soldi. E io purtroppo li ho trovati. Avevano saputo che ero parente di Raffaele Scarapecchia e questo le garantiva. Chi l'ha saputo? Quelli della cooperativa. Le cooperative sono delle piccole banche tra amici con quote settimanali e interessi molto alti. Per pagare le quote dovevo chiedere altri prestiti e così di seguito, fino ad essere travolto da una vera e propria valanga. Ho capito che così non potevo andare avanti e mi sono fermato. Ho smesso di pagare. E ora loro minacciano di denunciarmi e rivolgersi al mio fratello. Tutto qui. È per questo che ogni tanto sta male. Si tratta di molti quattrini. Dipende. Per me rappresenta un anno di lavoro. Per altri, una puntata al casinò. Ma gliel'ho detto. Non accetterò mai denaro da lei. Vabbè, scusi, ma allora perché ne ha voluto parlare? Beh, per due ragioni. Prima, perché forse lei come avvocato può darmi un consiglio. E poi perché, beh, se ci dovesse essere uno scandalo, se il mio nome dovesse finire sui giornali, beh, mi dispiacerebbe solo per lei, avvocato. Ora lei lo sa. Ma di suo fratello non le dispiace? Di lui non mi dispiace. Ma gliene parlerò un'altra volta. Che state facendo? E tu? Come mai sei già qui? Sono qui. Che gli avete detto? Cosa gli avete chiesto? Niente. Non ho mai chiesto niente a nessuno. Allora ho deciso. Hai deciso? Che cosa? Domani vengo a casa tua. Scusa, stai parlando seriamente? Ieri te l'ho detto che dovevo decidermi. Ma se tu non vuoi... Non voglio. Ma se da quando t'ho conosciuto che non desidero altro? Oggi è San Lorenzo. Stanotte cadono tante stelle. E chi ne vede una e fa in tempo a chiedere qualcosa è sicuro di essere esaudito. E tu cosa chiederai? Chiedo che vada bene il nostro appuntamento di domani, perché da quello dipende il nostro futuro. Io ormai che cosa ho da chiedere? Però devi dirmi che è vero, che domani verrai veramente. Alle 4. Invece di andare a scuola vengo da te. Alle 4. Guarda che io ti aspetto da ora. Giulio. Dormivo sempre al lume di una lampada.
Allora vado. Vai, vai, Diodato. E non rientrare prima delle 8. Per nessuna ragione al mondo. Buonasera, signor avvocato. Auguri. Grazie. Ah, dimenticavo, Titile, che stamattina ha telefonato suo padre. Mi ha detto che è appena tornato dal Brasile e che voleva salutarla. Non c'avevo soldi. Ho chiesto al portiere di pagare il tassì, ma non c'è spicci. Dai 1.000 lire, per piacere. Vai, 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 vai. Beh, ti piace la casa? La terrazza è bella. E anche l'appartamento non mi dispiace. Però ci sono troppi impicci. Va bene, cambieremo tutto ciò che non ti piace. Ma quanto è brutta sta cucina. Cambieremo anche questa. Camera da letto. Vuoi vederla? Vieni. Questa non è male. Hai visto? Che non sei stata assalita da un bruto entrando in questa casa. Spogliati. Così starai più fresca. Porti ancora il busto? Sempre. Ed è un tormento con questo caldo. Tanto più che sono incinta. Ed è un vero fastidio, sai? Anche se sono soltanto al secondo mese. Come hai detto, scusa? Che il busto mi dà fastidio perché sono incinta di 2 mesi. Ma stai scherzando? No, dico sul serio. No, non è possibile. Vabbè, ammettiamolo. Chi è stato? Come chi è stato? Sei stato tu. Io? Senti, Giulio, che non ti faccia piacere un'altra cosa. Ma non ammetto che tu mi domandi chi è stato. Non posso fare 2 passi senza essere pedinata. Non ho visto nessuno lì fuori di te. Chi dovrebbe essere stato? Ivana, non so se ti rendi conto di quello che hai detto. No, sentiamo. Secondo te cosa deve fare una donna per rimanere incinta? E da quali segni lo capisce? Ma che, mi hai preso per una deficiente? Se ti dico che sono incinta da 2 mesi. Ma siccome volevo essere sicura, prima di darti la notizia, ho fatto fare l'analisi da un laboratorio. Ecco, tieni. Ivana Scarapecchia, Imbrogini. Analisi biologica di gravidanza positiva. No, cara. Se credi di fare fesso a me, ti sbagli. Lo sai benissimo che io non c'entro niente. E come puoi provarlo? E tu? Tu come puoi provare che sono stato io? Sentiamo.
Prima di tutto tu sei il mio fidanzato. Poi ci sono i vicini di casa che ci hanno visti solo in giardino. Mamma che ci ha sorpresi in terrazza. Il tuo portiere che mi ha accompagnato fino a qui. A parte il fatto che in questi casi si crede sempre alla parola della ragazza. Specialmente se è minorenne. Vabbè, parla chiaro. A che gioco giochiamo? È un gioco che conosci benissimo. È lo stesso che stavi facendo tu con me. Tu hai preso in giro molto bene papà e mamma. Ma a me non mi hai mai convinta. Tu lo sapevi benissimo che il nostro non era un fidanzamento vero. Ci sei stato costretto perché non avevi altro modo di portarmi a letto. Avevi troppa paura di Ziu. Tanto eri convinto che dopo l'avresti trovato il modo di sbarazzarti di me. E invece, caro mio, sei proprio cascato male. Ma tuo zio lo sa? No. E va bene. Allora sai cosa faccio? Io vado dallo zio e gli racconto tutto. E gli dico anche che io in questa sporca faccenda non c'entro niente. Io non te lo consiglio. Ma se proprio ci tieni, ecco qua. Pronto? Ministero Interni? Il dottor Scarapecchia, per favore. La nipote. Lascia stare, va. Calma, eh? Stiamo molto calmi. Vediamo cosa si può fare. Vabbè, il giochetto ti è riuscito perfettamente. Il figlio è mio. Ti sposo così come sei. Però adesso ti spogli e vieni a letto con me. No, non ti sposo. E a letto con te non ci vengo. Non ci verrò mai. Ma allora cosa vuoi da me? I soldi. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, signorina. Ci sono novità? Ha telefonato il dottor Angioletti da Cortina. Ah, da Cortina. Voleva sue notizie. E poi ha telefonato la signorina Scarapecchia. E che cosa ha detto? Ha chiesto quando poteva trovarla e ha detto che avrebbe richiamato. Un grave motivo di famiglia mi costringe a sciogliere la promessa che mi lega Ivana e, con sentimenti altrettanto spontanei, a lei e a sua moglie Adelina. Il torto è tutto mio. Vorrei perciò che Ivana serbasse, quale mio ricordo, l'anello di cui le faccio dono. E quindi... Basta così. Grazie. Che altro vuoi? Voglio soldi per il dottore. Quanto? Uno bravo vuole 1 milione. Va bene, ti farò un assegno. Però prima lasciami dire che sei una gran puttana. Non ci sarebbero puttane se non ci fossero i porci disposti a pagarle. Avvocato, c'è quella signorina. Me la passi. No, è qui. La faccio entrare? Si accomodi. Come va? Che caldo, eh?
Prego, accomodati. Avevo paura che non volessi vedermi. Io? No, perché? Beh, sai. Papà, la signora Adelina, come stanno? Bene. L'hanno presa bene. Papà ha detto che non poteva essere che una cosa buona capitasse proprio a lui. Io sono passato per dirti soltanto che non è vero. Non è vero che sono incinta. Ci tenevo a dirtelo perché con me queste voglie non se leva nessuno. Nemmeno Adriano. Ma allora l'analisi? La sorella di Adriano aspetta un bambino. Mi ha dato lei la bottiglietta e io l'ho portata al laboratorio col nome mio. Scusa, perché hai accettato me se c'era un altro uomo? Adriano non è un altro uomo. Adriano è Adriano. È il figlio del fruttivendolo. Anche suo padre è un fallito come il mio e noi ci dobbiamo salvare. Non ci va a fare la loro fine. Siamo cresciuti insieme. C'ho poco più di 18 anni. Già. Io per te sono un vecchio, vero? Beh, un po', ma non è quello. Proprio vecchio non sei. Ma quando parli, io non ti capisco. E poi sempre con le mani addosso. E facevi una faccia. Lo sai che mi facevi paura? Io? Sai, con Adriano avevamo pensato di rubarti la Maserati. Poi di prenderti le chiavi e di svaligiarti l'appartamento. Poi anche di ammazzarti. Non ci credi? Sì, sì, ormai. Ormai credo tutto, guarda. Poi quando mi hai dato l'anello abbiamo pensato che era la strada meno pericolosa. Tutto qua. In fondo ci hai rimesso soltanto un po' di soldi. Eh? Sì, sì. Soltanto un po' di soldi. Allora, io tolgo il disturbo. Non ti dispiace, vero, che sono venuta? No, anzi. Anzi, se qualche volta vuoi tornare. No, è meglio di no. Prima era molto più facile perché eri tu dalla parte del torto. Ma adesso, che ne so, potresti essere pure pericoloso. Perché vedi, nonostante tutto, quella sera che ti ho baciato ero sincera. Beh, è meglio che me ne vado. Sì, sì, è meglio. Anche perché Ziu potrebbe venirlo a sapere. Ah, dimenticavo. Ziu non esiste mica, sai? Quel Raffaele Scarapecchia che sta al ministero è uno dello stesso paese di mio padre. Ma noi manco lo conosciamo. Ma perché tutte queste balle? Tu non ci crederai, ma io e Adriano ci siamo divertiti. E poi sono riuscita a sistemare parecchie cose. Papà, coi soldi dell'anello, ci ha pagato tutto il debito con la cooperativa. E noi, coi soldi dell'assegno, ci siamo fatti una bella macchina. Se la vuoi vedere, giù. E c'è pure Adriano. Indovina di che colore è la macchina? Rossa. Ieri non ci conoscevamo ancora e oggi siamo già a letto. Mica male. Vuoi una sigaretta? Ah, sì, grazie. Ti dà fastidio la luce? No, no. Lo sai, mi piace come fai l'amore. Ah, sì? Senza drammi. Vai prima tu, va.